Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacier Sphere e in questo video vediamo che missione ci assegnerà il nostro buon professor Kukui. Ci siamo appena svegliati nello scorso episodio. Abbiamo affrontato Iridio sulla collina 10 Karati e la nostra squadra è composta da Incineroar, Rowlet, Lycanroc e Pikachu. Vai, parliamo al professor Kukui. Quindi oggi vuole che torniamo all'Ether Paradise. Hanno qualche notizia su Nebbi? Attenzione, effettivamente stavano studiando Nebulino, ovvero il nostro Cosmog, per capire di che Pokémon si trattasse. E a quanto pare hanno delle nuove informazioni, quindi dobbiamo ritornare alla Fondazione Aether, facciamolo subito. A saperlo, sarei tornato direttamente in questo episodio alla Fondazione Aether senza tornarci alla fine dello scorso per prendere tipo 0. Perché sì, ricordo che anche alla fine dello scorso episodio abbiamo preso tipo 0 alla Fondazione Aether e un'altra Master Ball. Allora, vai, torniamo alla Fondazione Aether. Vediamo un po' cosa vuole. Eccolo qua, Faba, che mi sembra in italiano sia Vicio o Vissio, non so come venga pronunciato. Ah, quindi hai portato Cosmog. Ho imparato molto su di lui. E tristemente devo dire che lo devo tenere per me. E prenderlo per sempre. Ora dammelo! Attenzione, Nebby è stato rubato. Cosmog, perfetto, Cosmog se n'è andato e non ritorna più. Quindi vediamo se qui dentro c'è qualcuno. Ok, sì, ce l'ho fatta. Sono riuscito a usare Cosmog per evocare un'ultra creatura. Nessuno prima di me ci era riuscito ed è stato fantastico. Glacial sta attaccando mia madre. Vedi se riesce ad aiutarmi a rallentarlo. Ok. Quella medusona sta attaccando Samina con tutti i suoi tentacoloni. Ho visto. No, niente, meglio non dirlo. Allora, vediamo di catturare questo Nihilego. Mandiamo intanto Pikachu. Ah, cacchio, avrei potuto provare con una Velox Ball di primo turno, effettivamente. Vabbè, ormai è andata così. Ok, Veneno Shock ci avvelena? No. Andiamo di Nuzzle e andiamo a paralizzare Nihilego. Ok, Power Split. Va bene, Nuzzle di nuovo. Power Split ancora, va bene. Iniziamo a provare a catturarlo ora. Allora, andiamo di Level Ball. Ecco qui. Niente, scappa, però è paralizzato. Andiamo ancora di Level Ball. E continua a scappare. Dannato Nihilego. O dannata Nihilego. Non ha genere. Tutte le ultra creature non hanno genere oppure solo questa? Scrivetemelo pure nei commenti se lo sapete. Io non ho approfondito molto le ultra creature in generale. Un po' perché non mi piacevano a livello estetico e un po' perché non sono mai arrivato alla fine di Ultra Sole e Ultra Luna, quindi. Allora, Nihilego però devo dire che a livello estetico mi piace. È una delle poche ultra creature che mi piace molto. Intanto però non mi piace il fatto che non entri in questa cavolo di Pokéball. Ok, grazie, perfetto, detto fatto. Ok, Nihilego catturato. Incineroar sale un po' di livello. E Pokémon Parassita. Ok, una forma di vita da un altro mondo. Perfetto. Sta scappando, muovetevi! Ragazzi, state indietro, io starò bene. Cercate aiuto! Ah, quindi si è portato via Samina, ok. Lily, penso che di sapere dove siano andati, dove possiamo andare per trovare nostra madre. Dobbiamo andare a Pony Island. Prendi Nebulino con te, potrebbe aiutare. Ok, quindi lo prendiamo con noi di nuovo? No. Tu cosa dici ora? Ah, l'avete rovinato! Stavo cercando di fare delle ricerche. Ok, stavo cercando di studiarlo. Vabbè, a questo punto, torniamo da Wally. E, indovinate un po', rifacciamo la spola andando a casa del professore. Prima curiamoci un attimo Pokémon. Eccoci qui. Ecco qua. Poi andiamo a lasciare giù il nostro Nihilego. Eccolo qui. Ah, il numero del Pokédex? Sì, 793. Tipo roccia veleno. Non so perché roccia. Comunque, 793, quindi 86, 92, 93, eccolo qui. Piano
piano piano prenderemo anche le altre ultra creature, spero. Ok, quindi andiamo su di qui e ritorniamo piano piano alla casa del professore. Vediamo cosa ci dice, perché mi sa che tecnicamente questa giornata non è finita qui. Anzi, dobbiamo andare a Pony Island. Quindi andiamo dal professore. Lily è già passata, Lily o meglio, è già passata e mi ha detto del suo piano. Stiamo andando tutti a Pony Island per incontrarci con lei, quindi vai alla barca quando sei pronto, vedete? Cioè, bisogna tornare alla casa per avere questo dialogo che ci fa poi tornare di nuovo da Wally per andare sulla barca. Cioè, boh, potevano studiarsela un pochettino meglio per evitare di farti andare avanti e indietro in continuazione. Anche perché, ripeto, da quando ci hanno dato il Rotomdex che ci segue non possiamo usare la bici. Quindi siamo pure più lenti. Ok, ci siamo. Tac. Questa volta vogliamo andare al Canyon di Pony. E Cuckoo è già qui. Quindi tutti gli altri sono già andati avanti. Io rimarrò qui giusto in caso servisse. Va bene. Non si sa bene cosa serva che tu rimanga qui, però. Incontriamo un Akamo-O. E proviamo a catturarlo, Akamo-O. Allora, Quick Ball. Questo dovrebbe essere il Pokémon Drago di questa generazione, giusto? Intanto ce lo siamo presi. Akamo-O è stato aggiunto al Pokédex. Skelly Pokémon. Pokémon Scaglia. Ok, Dragolotta. Bene. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Abbiamo uno strumento, che è un attacco X, bella merda. Poi, tu sei un'allenatrice? Ah no, ok, voglio imparare Magnet Rise. No, grazie. E questo invece è Yangmo-O. Vediamo di catturare Yangmo-O. Allora, Quick Ball. No, dannato Yangmo-O, è uscito. Brick Break dovrebbe fare di pochissimo. Oh, che culo. Allora. Ah no, mi sono confuso con i tipi, ok. Perché pensavo fosse di tipo volante, ma mi ero confuso ovviamente. Ho visto 2 minuti fa, anzi 2 secondi fa, che era di tipo lotta, non volante. Ok, preso anche Yangmo-O. Ah no, questo è solo di tipo drago. Ok. Quindi, sfidiamo questa tipa. Magari mettendo avanti Rowlet, che ha bisogno di essere allenato un pochettino. Hi. Ciao. Ciao, Bella. Allora, Staryu. Oh, che culo. Preciso per Rowlet. Leaf Blade. Preciso per Rowlet, però da parte sua, non da parte mia. Allora, mandiamo in campo Pikachu. E andiamo di Nuzzle. Poi Fletchlinder. Mandiamo in campo Lycanroc allora. E andiamo di Rock Tomb. Perfetto, poi Shinotic. Oddio, non ricordo chi è Shinotic. L'ho già incontrato però. Ah, ok, questo tipo qui. Andiamo di colpo. Cerchiamo di andare sulla potenza bruta. Ok, livello 36 per Nicarrock. Abbiamo battuto questa tipa. Curiamoci un attimo perché siamo stati martoriati male. Allora, una pozioncina giusto qui su Incineroar. Poi una full heal su Lycanroc e resuscitiamo il nostro Rowlet, a cui poi diamo anche una super pozione. Perfetto, e si va avanti. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori. Akamo-O l'abbiamo già preso. Fuga. Tu invece cosa vuoi? Guarda questo Pokémon raro che ho appena preso. Chi sarà? Mach.
Questo è Pokémon raro? Boh, contento lui. Qua però devo cambiare Pokémon e devo andare a mettere un Incineroar in campo. Andiamo poi di Darkest Lariat. No, dai, non iniziare a fare minimizzatore, per favore. Sei una merda se lo fai. Ok. E Rowlet sale livello 34. Poi Magneton. Interessante. Lasciamo in campo il nostro bel Incineroar. Andiamo di Fire Fang. Super efficace. Purtroppo ha vigore. Però viene bruciato da Fire Fang, che è una mossa buggata di questo gioco, ve lo ricordo. Che applica sempre lo status al 100%. Rowlet non si può evolvere, purtroppo. Vai, prendiamo questo strumento che è un Dragonium Z, niente male. Poi, già che ci siamo, una super pozioncina su Incineroar e si va avanti. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori. Di nuovo Acamo O. Fuga, non possiamo fuggire. Fuga, ok, ora possiamo farlo. Direi di cambiare Pokémon davanti, mettere un bel Nidorino, così possiamo magari fuggire in maniera un po' più agevole. Da Pokémon selvatici che incontriamo. E qui abbiamo un avventuriero. Hai già visto dei ragazzini girarsi da queste parti? Sì, dovrebbero essere i nostri compagni, caro Zachary. Che manda in campo Archeops. Wow. Beh, allora noi andremo di Rock Tomb. Super efficace. E addio. Ok, poi Cranidos. Cambia un Pokémon e mandiamo Rowlet. Poi usiamo Leaf Blade. Perfetto. E abbiamo battuto anche Zachary. Ci stiamo avvicinando un po' al momento in cui usare Rowlet inizia ad essere difficile. Eh? Un altro Yangmo. Fuga. Bring a Chargeback here sometime. It might cause something special to happen. Questo ci ha appena detto che Chargeback si evolverà qui in Vikavolt. Allora, super pozione. Quindi avete intuito qual è la zona per farlo evolvere. Allora, quello avrà Pokémon di tipo lotta. E noi abbiamo incontrato un altro Acamo O. Allora, Bag. Andiamo a... No, scusate, non Bag, ma Pokémon. Andiamo a prendere il nostro Rowlet e mettiamolo davanti. Ecco fatto. Finalmente sei venuto. Ma cosa vuoi? Ma scusa. Earl. My name is Earl, proprio lui. Peccato che non abbiano mai finito quella serie. Allora, Leaf Blade. Su Poliwrath e Leaf Blade di nuovo. Dai, Rowlet. It is done. Va bene. Qui troviamo un bel Max Revive. Poi possiamo scendere di qui. Sono vicino a mettere un repellente perché mi sto rompendo le balle. Tirare una Velox Ball giusto per catturare un altro di questi. Che dovrebbe evolversi ancora in teoria, no? Acamo-O dovrebbe evolversi un'altra volta. Quindi io me ne prendo un altro per sicurezza. Poi al massimo lo faccio salire di livello. Ecco fatto. Per avere anche la sua evoluzione. No, non vuole darmi il soprannome. Allora, Bag. Fatemi dare una pozioncina al nostro Rowlet. Poi fatemelo mettere dietro. E fatemi mettere un bel repellente. Ecco fatto. Ed ora siamo liberi di girovagare un po' come vogliamo. Allora, qui abbiamo un'altra allenatrice. Sì. Sta in quella posa. Cosa vuole fare esattamente questa ragazzina? Ah, ok, vuole dipingerci. Manda in campo Wishmicot. Ok, interessante. Io andrò di Trash. Ecco, quando serve la potenza bruta, Trash è perfetto. Poi qui sopra abbiamo un altro allenatore. Siamo qui per un po' di divertimento. Occhiorino, occhiorino.
Allora, Harry manda in campo Torkoal. Dovrebbe essere tipo fuoco e basta. Ha messo pure la siccità, quindi una bella Rock Tom dovrebbe fargli parecchio male. Lui si protegge, va bene. Rock Tom di nuovo. Lava Plume. No, ci ha bruciati, che merda. Andiamo ancora di Rock Tomb. Ecco fatto. Poi Arcanine. Lasciamo in campo Lycanroc. Ok, e che cacchio però. No, guarda, cambia un Pokémon. Mandiamo in campo Pikachu. Godo. E andiamo di tuono pugno. Perfetto, Lycanroc sale al livello 37, vorrebbe imparare viso truce, ma no, grazie. Sconfitto ancora, mi spiace, caro. Qui troviamo un PP Max e andiamo poi a curare il nostro Lycanroc, eccolo qui. Una super pozione anche, se la prende tutta. E proseguiamo. Allora, di qua abbiamo un altro allenatore, sì. Questo posto ha un campo magnetico, ci dice. Perfetto. Quindi se volete evolvere Magneson o Nosepass, Improbopass, ecco, venite qui. Allora, andiamo di Brick Break su questo Pokémon. È vero che adesso è di tipo folletto. Mannaggia lui. Chi è che mi tira dentro? Pikachu. Ti è andata male. L'hai voluto tu. L'hai voluto proprio tu. Poi Golem. Sì, ma andiamo in campo Rowlet. Sperando che Golem non sia abbastanza veloce da attaccare prima di noi, ma non credo, sinceramente. Golem è uno dei Pokémon più lenti del mondo, però questo qua è quello di Alola. Ok, è comunque super efficace. Andiamo ancora. Ah, lo ritira. Attenzione, la strategia della CPU. Per mandare in campo Cloyster e prendersi un Leaf Blade in faccia. Poi io userei Sucker Punch. Ah, cacchio, ho usato una mossa di priorità anche a lui, infame. Mandiamo in campo Incineroar. E andiamo di Darkest Lariat. Poi Golem, lasciamo in campo Incineroar. E usiamo Breccia invece. Perfetto, abbiamo sconfitto Eric. Possiamo prenderci questo strumento che è un revive, esattamente quello che utilizzeremo per resuscitare il nostro caro Rowlet. Eccolo qui. Super pozione. E possiamo proseguire. Allora, affrontiamo questa, Showdown Time. Ci sono un botto di allenatori in questa parte. Che vanno in campo Lilligant. Noi con Lycanroc ce la rischiamo e andiamo di Trash. Ok, ho detto ce la rischiamo perché se fosse stato più veloce lei e ci avesse attaccato, saremmo morti male. Noi continuiamo ad andare di colpo. Troppo forte come mossa. Soprattutto a livello 30. Quindi ci prendiamo anche questa MT-126 Liquidation e un altro strumento qui, Proteina. Andiamo poi ad affrontare questi due in una lotta in doppio, vai. Così completiamo al 100% questa parte. Kent e Amy. Bello Ninetales di Alola. Bellissimo. Beh, è bello perché Ninetales di base è bello, l'hanno semplicemente ricolorato. Però è molto figo. Allora, andiamo di Brick Break su Ninetales di Alola e Brick Break su Ninetales di Alola. Doppio focus. Ecco fatto. Entrambi salgono di livello, poi di nuovo Brick Break e Brick Break, doppio focus anche lì. Tra l'altro pensavo fosse super efficace su Ninetales di Alola. Non è di tipo ghiaccio. Boh. Ora possiamo finalmente entrare nella caverna, allora. Curiamoci un attimo Lycanroc, ecco fatto, entriamo. Già che ci siamo, tiriamo anche un save, dato che è passato parecchio tempo. Non vorrei che poi qualcosa si buggasse.
E siamo nella caverna, nell'Altar of the Sunne, l'altare del sole magari. Qui possiamo parlare con loro, no? Sono stati tipo intrappolati nelle rocce. Ok. Qui otteniamo il Pikachu Nium Zeta. Va bene. E lì c'è Solgaleo, attenzione. Tu cosa dici? Nebulino si è evoluto ancora. Può portarci dove si trova nostra madre. Se questo Pokémon può portarci dove abbiamo bisogno di andare, io dico che dobbiamo farlo. Ok, va bene ragazzi, si va con Solgaleo. Intanto abbiamo ottenuto un Solgaleo in Z. E Nebby vuole che voi siate preparati. Quando siete pronti, parlateli di nuovo. Sì, sono pronto. Vai, andiamo. Vuoi andare nello spazio, nell'ultraspazio? Penso si chiami così, nell'ultramondo, va bene? Nello spazio ultraprofondo? Ok, siamo nell'ultravarco. E lì abbiamo Nidego che controlla Samina. Dovremmo affrontarla, probabilmente. Usiamo Incineroar, che è un po' quello un po' più versatile, dato che non so con chi inizi lei. E affrontiamola. Glacial, corri finché puoi. Ha preso il controllo di me e dei miei Pokémon. Oh no, è troppo tardi! E niente, è andata così. RIP Ash, RIP Pikachu. E combattiamo contro il presidente della fondazione Eder, Lusamin. O meglio, Samina. Ok, Clefable contro Incineroar non ci è andata molto bene. Andiamo di Firefang. Ha fallito addirittura. Ok, iniziamo a bruciarlo. Poi cambia Pokémon. E mandiamo in campo Pikachu. Clefable è un po' tosto da affrontare. Perché se non sbaglio è di tipo folletto, no? Dovrebbe essere di tipo folletto anche. Perché altrimenti gli avrei usato breccia in faccia. Però se non sbaglio gli hanno aggiunto tipo folletto. Allora, Lilligant. Contro Lilligant invece Incineroar è tutto tua. Ah, avrei potuto mandare Rowlet effettivamente per fargli prendere un po' di punti esperienza, eh. Lilligant era l'ideale. Profumino, va bene. Ma Firefang non attacca più, ma che è? Petrodanza. Ok, Firefang, grazie. Perfetto, livello 38 per Incineroar. Poi Milotic, sì, cambia un Pokémon. E contro Milotic manderò Rowlet. Vediamo se Rowlet riesce a reggere una lotta, una sfida contro Milotic. Per me no, per me Milotic conosce un attacco di tipo ghiaccio e dura lo one shot, vediamo. Aqua Tail, fortunatamente usa Aqua Tail. Noi rispondiamo con Leaf Blade, che gli toglie ben metà vita. Lei continua con Aqua Tail, ottimo allora. Rowlet si porta a casa questa vittoria, questi succosi punti esperienza che saranno tanti, infatti. Poi Absol, tipo buio, quindi mandiamo in campo Licanroc. E useremo Brick Break. Perfetto. Infine Miss Majus. Incineroar è tutta tua, sempre che tu riesca ad attaccare per primo, cosa di cui dubito. E sapete cosa? Per essere sicuri andiamo a curarci. Allora, iperpozione su Incineroar. Thunderbolt. Va bene, hai avuto molto culo. Andiamo di Full Restore. No, anzi, solo Full Heal. Su Incineroar. Altro Thunderbolt, va benissimo. E andiamo di Darkest Lariat. Super efficace e addio, Miss Majus. Poi Salazzol, tipo veleno. Il tipo veleno con cosa lo fottiamo? Con l'Icaroc. Eccola qua l'evoluzione di Salandit. E andiamo di Trash. Perfetto, Licaroc sale a livello 39 e abbiamo sconfitto la presidente della fondazione Eder, Samina. No, Rowlet non si può evolvere, anche se ha fatto una bella battaglia. Ce l'è fatta. Sei riuscito a portarmi via. Ora andiamo via di qui, velocemente. Glacia, l'hai salvata, grazie. Oh, per fortuna sei tornato indietro.
Sono al sicuro ora, ragazzi. Andiamo tutti quanti a casa. Ok, e veniamo rispediti a casa. Bel lavoro, Glacial. Ho sentito che tutti sono al sicuro ora. Sì, però, ora, sapete cosa possiamo fare? Possiamo tornare esattamente al Vast Pony Canyon. Quindi, non voglio mettere un altro repellente. Ma dobbiamo tornarci perché tecnicamente possiamo prendere solo il galeo. Esattamente, ed è un po' di nuovo una cosa brutta il fatto che ci facciano fare avanti e indietro a caso per andarlo a riprendere, però noi ci torniamo, quindi vai. Vast Pony Canyon, tanto non dobbiamo affrontare nessun allenatore, metterò un repellente qui immediatamente. Così non perdiamo troppo tempo. Ecco qua, Max Repel. E torniamo immediatamente nella grotta dove potremo prendere solo Galeo. Eccoci qui. Sì. No, non voglio dare il soprannome. Ecco qua, finalmente abbiamo anche il nostro solo Galeo. E a questo punto possiamo tornare al centro Pokémon, dove possiamo metterci le squadre. Allora, so che Ash ha in squadra solamente per poco Solgaleo, e so anche che è un leggendario, però so anche che Ash non arriva nemmeno a 6 Pokémon ad Alola in squadra fissi, quindi noi ci terremo Solgaleo e sti cazzi. Altrimenti tocca andare in giro sempre con 4 Pokémon o 4-5, cioè. Su via, va bene tutto però. Allora, lasciamo giù il nostro Yangmo-Oh, 782. Quindi vai qui. Poi, il nostro Akamo-Oh. Eccolo qua. Poi, il doppione che avevamo preso, mettiamolo qui. E Solgaleo, diamogli un'occhiata, tipo Psicoacciaio, va bene. Diamogli un po' un'occhiata. È buono sia in attacco fisico che in attacco speciale. Ok, è un Pokémon relativamente equilibrato. Fa un po' cagare in difesa speciale e anche in velocità. Però la velocità effettivamente gli è diminuita dalla natura. Allora, Iron Head, Metal Sound, Zen Headbutt e Flash Cannon. Ditemi nei commenti se Solgaleo sia un Pokémon fisico oppure speciale. Oppure entrambi. Io per adesso me lo metto in squadra. E toccherà anche iniziare ad allenarlo perché è a livello un po' bassino, 30, eh. Intanto però noi lo prendiamo. Ecco qua. Il repellente è svanito, non ne voglio mettere un altro. E a questo punto torniamo a casa del professore, dove potremo andare a dormire e concludere questa lunga giornata. Dove ci siamo anche presi il leggendario di questa generazione, che insieme a Lunala, appunto, è il leggendario principale. Eccoci qui. Olè, ci siamo. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo episodio fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.